Innanzitutto vi ringrazio della presenza abbastanza numerosa, ringrazio i colleghi, ringrazio i cittadini, ringrazio gli amministratori, numerosi sindaci e amministratori che sono presenti, e questo ci fa capire che forse avendo organizzato questo convegno l'abbiamo colto nel segno, un momento in cui è stato prodotto alla voce, no, pensavo, è stato prodotto questo piano, insomma, probabilmente tanti di noi non erano stati messi a conoscenza, sebbene erano state fatte delle delibere dalla giunta provinciale sia di inizio della procedura e poi addirittura di adozione del piano. E questi sono gli aspetti che leggiamo oggi sui giornali, insomma, che alcuni comuni i cui sindaci sono qui presenti hanno intenzione di probabilmente di fare ricorso al TAR per questi aspetti procedurali probabilmente non rispettati. Ma il convegno di stasera è voluto dal collegio e dalla commissione urbanistica del collegio, al quale va il mio ringraziamento, va il ringraziamento ai colleghi che ne fanno parte, i consiglieri della Vecchia, Marra, Tucci, la consigliera Vestire che è qui presente stasera, e tutto il consiglio direttivo che mi hanno dato una mano nell'organizzazione di questo convegno. Io già sui giornali ho letto delle mie interpretazioni date a questo piano. Effettivamente rispecchiano quello che sono il pensiero, ma non solo mio, credo di tutto il collegio, addirittura appunto dalla cartografia posta a base di questo piano, che secondo me è una cartografia, caro architetto, poi tu ce lo dirai meglio o ce lo confermerai o avrai modo di smentirci, una cartografia abbastanza datata, per cui già l'impianto parte con un piede sbagliato secondo il nostro avviso. Infatti è una IGM scala da 25.000, credo del 1996 se non erro, e per cui alcuni centri, io ho visto quello di Ariano per ovvie ragioni, ci sono totalmente diversi, la cartografia è totalmente diversa dalla realtà che viviamo oggigiorno. È chiaro che la cartografia posta a base di un piano poteva essere quella reale di oggi, ma la stessa regione aveva impiantato una cartografia sicuramente più datata in maniera più recente. Quindi questo è un primo aspetto che appunto probabilmente ha creato qualche squilibrio nella stesura del piano stesso. Nel caso, non mi voglio soffermare sul caso di Ariano perché probabilmente sarei di parte, però effettivamente credo, caro sindaco, che lo strumento urbanistico che tu hai approvato e che la giunta provinciale ha approvato dovrà, secondo questo PPC, dovrà essere totalmente riprodotto probabilmente, perché non credo che... infatti io dico che per alcune cose probabilmente può anche andare bene una rivisitazione del piano stesso, però non averle proprio tenuto conto quando si è fatto questo piano, insomma, credo che sia abbastanza. Dopo averlo approvato, appunto, mi sembra un poco particolare. Ho visto solo un fatto che la zona urbana, la ripetto urbana, i centri abitati, mi pare che si finisca alla rotonda di Calvito attuale, dopodiché è lasciato tutto in bianco, per cui voglio dire, insomma, qualcosa è sfuggito sicuramente. Si può tornare a 62, siamo contenti, pure io sono contentissimo di tornare a 62, pure la Pepe, siamo a posto. È così al quarto, la cartografia che manca. Il carcere, tanto il carcere, infatti, è vero. Oh. Ma si è tornato in 40 anni indietro, se non puoi tornare a cambiare la rubricazione. Allora, poi ci sono queste fasce ecologiche legate come elementi di lineare interesse ecologico, che di fatto sono una fascia di ben un chilometro, laddove interi centri abitati sono compresi in queste fasce, praticamente con un vincolo effettivo di verificabilità. C'è stato detto, insomma, in qualche riunione, dice, no vabbè, però poi quando si andranno a fare i PUC, i vari comuni potranno, caro sindaco di Lioni, tu hai tutto il centro, da quando ho visto, hai tutto il centro compreso in questa fascia. Ma non solo Lioni, pure solo
in questa fascia, si è detto no, si potrà poi allargare, si potrà definire meglio, si potrà dire. Io invece credo che quando si scrivono le norme si devono scrivere in maniera molto più precisa. E più. Il centro di Montefeltro, Presidente, è appoggiato. E quindi voglio dire, quando si scrivono le norme penso che bisogna stare attenti a queste cose, perché effettivamente poi dopo la norma viene scritta, viene approvata, e quando la si vuole andare a modificare, ma attenzione, poi i funzionari ovviamente che devono recepire pratiche o dare permessi dicono ma attenzione, qui c'è un contrasto tra il bucle e si finisce per andare a fare contenzioso, il che non credo che sia un fatto positivo. Per non parlare delle zone agricole, a me è abbastanza care perché come professione lavoriamo molto in queste zone, ebbene c'è una programmazione a monte, PTR regionale, che ci dice che in queste zone devono essere favoriti gli interventi dei piani europei, dei fondi europei, il PSR, prima il COR, poi il PFR, e la programmazione futura, perché stiamo alla fine del PSR 2013, partirà il 2014-2020, e noi scontiamo già un problema di non riuscire a spendere le risorse che la comunità europea comunque ci dà in questo settore, come provincia di Avellino, perché poi tu poi ce lo potrai dire meglio, l'architetto, perché la provincia di Taranto stranamente riesce a consumare tutte le risorse messe a disposizione in questo senso. Più progetti e meno convegni. Esatto, è probabilmente sì. E allora io mi faccio questa domanda. Non voglio, molti hanno interpretato, dice, ma tu che cosa vuoi? Vuoi far continuare a costruire nelle zone agricole case di abitazione? No, assolutamente. Assolutamente no. Io dico, dobbiamo dare la possibilità agli imprenditori agricoli che ci sono ancora nelle nostre zone, per fortuna ce ne sono ancora qualcuno, diamogli la possibilità di restare in agricoltura, di svilupparsi in agricoltura, di migliorare le loro aziende, cercando di individuare quali sono le risorse per poterli far restare. E perché no, se c'è la possibilità di fare anche arrivare qualche altro giovane a interessarsi di queste cose. E in Pinia abbiamo tanti prodotti che ci fanno, che ci invidiano altri, il vino, l'olio in questa zona, l'olio, la stessa dice di coltura. E quindi tutti il PTR, il piano territoriale, esatto, nazionale, che bisogna favorire, questo tipo di insediamento, non l'olio di... Qui invece si va a mettere un vincolo, da quello che ho potuto leggere, poi mi correggerai e mi correggeranno chi ha visto meglio di me il piano, si va a dire che l'otto minimo, se il PUC non riesce a recepire, lo disciplina, e allora a quel punto abbiamo un minimo, un lotto minimo di 10.000 metri quadrati. Se invece non lo disciplina, perché andiamo a 30.000, le nostre zone, le nostre aziende, specialmente io ho lavorato per mia fortuna anche nella zona di Paternopoli, in quella zona del DOC di Taurasi, dove ci sono piccoli imprenditori con entità piccole che riescono ad avere un minimo di reddito, riescono a ritornare e a tornarci dentro, e non solo, vorrebbero creare qualche struttura a supporto del loro vigneto per cercare di non andare a vendere il loro prodotto alle grandi marche DOC, ma cercare di vendere il loro prodotto direttamente. Bene, io nella mia attività professionale ho trovato difficoltà a poter costruire questi tipi di cantine o di strutture proprio in queste zone. Allora io dico, perché dobbiamo precludere certi tipi di attività? Possiamo evitarlo facendo una programmazione, una pianificazione fatta leggermente più attenta a certe situazioni? Io credo di sì. Per cui il collegio che cosa ha voluto fare? E lo dico al sindaco di Carife, che vedo qui di fronte a me, che ha detto, come mai il collegio organizza queste cose e gli altri ordini e no? Poi nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare un contributo, non volendo stare contro qualcuno, ma solo per dare un'opportunità agli iscritti, ne sentiamo il dovere, ma anche alla comunità di parlare di queste cose, di discutere e di vedere se possiamo insieme produrre delle osservazioni affinché le osservazioni tecniche possano essere recepite da parte della provincia. Quindi questo è l'unico scopo, voglio togliere qualsiasi dubbio che qualcuno vorrebbe fare qualche altro tipo di operazione. Noi non siamo contro nessuno, siamo
per la condivisione, siamo per la collaborazione e più volte l'ho detto in tutte le manifestazioni possibili, a tutte le amministrazioni dove ci troviamo, noi siamo per la collaborazione, quello che possiamo dare lo diamo con tanta voglia di fare bene. Poi leggo altre attività sulla Rocchetta Sant'Antonio, voglio dire sulla tratta ferroviaria, si vuole fare questo tipo di pista ciclabile, parlando in termini più italiani, perché qua si usano termini inglesi e io sono molto contrario a questo tipo di operazione, che si vuole mascherare alcune cose con queste terminologie inglesi che si capisce e non si capisce. Ma io su questa cosa posso essere anche d'accordo, ma discutiamone, capiamo quali sono le risorse, come le andiamo a fare, quali sono gli interessati, i comuni che fanno parte di quest'area, che affacciano su questa tratta di ferrovia, sono disposti a poter fare questa cosa o vogliono qualcos'altro? Insomma, cioè, la discussione è veramente molto molto aperta. Io credo di non dilungarmi molto su tutto questo, perché potrebbe essere ripetitivo e retorico. Voglio dare subito la parola all'architetto Castiello, che ci illustrerà altre criticità sicuramente di questo tipo di piano. Dopodiché è aperto il dibattito. La cosa più importante, vorrei che ci fosse tanto dibattito affinché possiamo capire bene quali sono le difficoltà dei comuni, dei professionisti, dei cittadini, per poter produrre appunto delle osservazioni puntuali su ogni capitolo. Grazie. Grazie. Come funziona? Come funziona bene? Ma mi troverei meglio a parlare senza microfono, però poi giù non sentirebbero. Quindi devi tenere in mano. Purtroppo sì. Allora, lasciamo perdere i saluti, cioè ci siamo salutati, ci conosciamo abbastanza, non abbastanza. Il piano territoriale di coordinamento, quel coordinamento sta per coordinare. Quindi la prima cosa che dobbiamo cercare in questa lettura è come siamo stati coordinati. È quello che ho cercato io. Ho visto che ogni comune aveva le sue cartografie disegnate singolarmente, quadrante per quadrante, come è stato sfornato il 25.000, così stavano disegnate. Apro la relazione e trovo 20 aggregati. Oh, allora dico, da Sannita, quale sono? Sannita e Cavodina, e quindi da una stirpe di contadini, mi viene naturale il nesso logico, la consecuzio, non è che c'è bisogno dello studio. Sono 20 aggregati di città perché il piano è stato impostato su 20 aggregati di città. Non discuto se questa scelta è stata fatta bene, potrei entrare dopo nel metodo, però è un discorso stretto per architetti, urbanisti, tecnici. Allora rappresentami i 20 aggregati. Era difficile secondo me. E la mia domanda che mi viene da Sannita, perché non l'hanno fatto? Non è... I miei collaboratori, non è che sono tutti ingegneri, architetti o di primissimo livello, sono anche dei giovani, e dice niente, clicchiamo e stampiamo. Bene, stampiamoci 20 aggregati. E li ho portati. Mi avesse detto che avevate questo bellissimo schermo, io vi portavo, li mettevo e li avremmo proiettati. Come dire, la prima cosa di questa lettura, avremmo letto una congruenza, tante... molto cara agli ingegneri questa cosa della congruenza, l'equilibrio, la congruenza, ma sta pure all'urbanistica, pure hanno il romanzo, deve essere congruente, in accordo, latino congruence, e abbiamo fatto i 20 aggregati partendo da Abellinum, lettera A, sta prima, stanno descritti in ordine alfabetico. Voi pensavate che descritti per aree? L'area baianese, l'area altoirpinia? No, stanno disegnati così come viene, così come gli va. Da Bellino fino alla fine, con qualche piccola dimenticanza, perché è chiaramente un errore di trascrizione, qualche comune è saltato una dimenticanza. Detto, vabbè, ma salta, ma tutti possono saltarsi così. Non era questo il problema. Il problema è che queste planimetrie ci consentono di vedere, non cito una in particolare, perché se no poi facciamo torto a qualcun altro, però voi vedete proprio che l'aggregazione è stata presa. E vi rendete conto, guardando le carte, che l'aggregazione, diciamo, è un'aggregazione possibile, però non è proprio, voglio dire, non riuscire si stende a trovare una forma di coordinamento. Coordinamento da tutti i punti di vista, storico, culturale, orografico, geografico, via discorrendo.
Dopodiché andiamo a vedere su che basi cartografiche sono state fatte queste cose. Poiché io sono abituato da una vita, per questo lavoro, ad essere controllato continuamente, controllato quando si fa il lavoro, controllato prima di prendere il lavoro, controllato quando devi essere pagato, un continuo controllo. L'altra mattina per i controlli, non li enumero, però se dopo li posso... E allora dico, vediamo un poco se... Perché poi, voglio dire, la cartografia è come la legge che sostiene, approva il PTR, piano territoriale regionale, dice, egregi signori, la cartografia da porre a base dei piani territoriali deve essere questa. Non vi dico le sigle, perché se dico le sigle, le cose, la gente si arrabbia, si distrae, già si distrae così. E quindi andiamo a vedere, è la cartografia regionale, CTR, questa parola che mi ricorda, mamma che cosa mi ricorda, mi ha detto 30 anni fa, CTR. Invece no, questo acronimo qua non è Comitato Tecnico Regionale, Sezione Provinciale di Avellino, Partenza e Compagnia, no, è un altro acronimo, è Cartografia Tecnica Regionale. Per la quale la Regione ha speso bei soldi, forse qualche collega ingegnere di Benevento ha pure collaudato per la cosa all'epoca di Tello, quindi conosciamo questa cartografia, la teniamo tutti, se telefono a questo amico, la porta stasera, per tutta la Regione. Le province le hanno avute cartacee con l'hard disk, due hard disk, tre hard disk. Licenza. E poi bisogna firmare la licenza d'uso, perché se io la do a bere questa cosa mi arrestano e la devo usare solo per Raviano Irpino e me stesso, dopodiché non la posso dare questa cartografia a nessuno. E va bene, le rispondo. Bene, voi mi chiedete perché non è stata utilizzata? E questo non lo so. Non lo so, perché evidentemente se avessero usato anche la cartografia, il supercarcere l'avremmo trovato, avremmo trovato altre cose, mi discorre. Ma questa risposta sinceramente non so rispondere, ma non perché lo dico per motivi così, perché voglio, non lo so. Io la risposta ce l'ho. No, andiamo avanti. Chiedo scusa Presidente. Allora è evidente, abbiamo questa cartografia in questo modo, tenuta per quadranti e l'abbiamo sistemata in quel modo. Messe le cose in questo modo, iniziamo a leggere, a vedere questo coordinamento dove ci sta. Ma io non leggo secondo la mia cultura, passione, ricordi, il mio modo di essere, perché sono abituato a non avere mai una mia volontà da buttare sul tavolo e portarla a convivente su un altro. Difficilissimo, proprio, perché uno mi paga per dire dimmi la tua volontà, che la tua volontà deve prevalere sulla nostra. È impossibile, a me sono caduti. E quindi mi attengo alle regole. Atteniamoci un po' alle regole. Cosa dice questo PTR, che è il papà? Consentite questo linguaggio anche per arrivare. Il piano territoriale regionale è stato il piano della programmazione approvata con legge regionale, molto sofferta, e poi le province hanno la loro pianificazione, ognuno è titolare di una pianificazione, la pianificazione territoriale provinciale e il coordinamento dei comuni. Quindi evidentemente questo coordinamento di questi comuni va coordinato in maniera condivisa. Bene, ma cosa da coordinare? Lo sviluppo sostenibile. Qua, volendo, ma non per polemizzare con qualche sommo sacerdote della cultura altoatesina, qua è una sorta di decrescita sostenibile. Perché una decrescita sostenibile? Andiamo a vedere le aree produttive. Le aree produttive... Mo non vado a vedere mo la singola area, voglio dire, sì, Leoni guarda, perché è facile citare, perché lui c'ha una zona produttiva e poi continua, ma noi l'hanno messa tale e diventa pure ecologico, rete ecologica. Ci fa comunque un ampliamento, possibile evidentemente anche in Comune di Capriglia, non la trova proprio, non è, voglio dire, però più sopra Gruttolella trova tre macchie piccoline. Pure tutta la zona della Valle dell'Ucra, sì, la zona industriale della Valle dell'Ucra è tutta inserita nell'ecologia. Ma adesso ve lo dico, il problema, figurate, potrei citare i comuni di totale massacro, ma non lo faccio perché non diventa un fatto particolare, ma questo per dire il senso, voglio dire, se il piano territoriale regionale ci ha detto sviluppo sostenibile, anche sul piano industriale, commerciale, artigianale, dove lo troviamo? Se noi coordiniamo lo sviluppo sostenibile,
noi possiamo anche dire in tutte le piccole zonizzazioni dei PIP non hanno più senso, ma ne faremo queste tre aggregazioni, oppure faremo una di, diciamo, una parzializzazione in questo modo, ovvero abbiamo il nostro obiettivo strategico, perché questo è il nostro dovere, avere l'obiettivo strategico. E questo obiettivo strategico io non l'ho trovato, ma è possibile pure che io alla vecchiaia, voglio dire, le cose non funzionano, perciò scemano pure l'incarico, c'è l'architetto, adesso sta, ormai è andato, però evidentemente è possibile pure che sia questo, nel senso che evidentemente non abbia avuto io una buona comprensione. Però state pure voi stasera, poiché stasera leggiamo il piano, vediamo se qualcuno di voi, l'architetto, da questo punto di vista ti sbagli, in quanto l'obiettivo strategico sviluppo sostenibile in campo industriale è questo. Io ho letto qualche altra cosa, letto tra virgolette nelle carte, dove stanno programmati gli ampliamenti dei PIP non li trovo più, trovo qualche schizzo da qualche parte, voglio dire, micro macchie, ma di PIP esistenti, ma a qualcuno sì, ad altri no, evidentemente cose che non reggono, e poi sul problema nulla. Parliamo della mobilità, ci stanno i cosiddetti PUM, i piani urbani della mobilità, voglio dire, e so cose, e noi non i tecnici ci informiamo subito, questa è una legge un po' vecchiotta, però voglio dire, non vecchissima, però evidentemente, però da noi, poi uno si informa con gli ingegneri, cose, da noi evidentemente è una cosa da fare a scala territoriale, intercomunale, grossi comuni, provinciali. E allora noi dobbiamo rientrare nella lettura del PQCP di coordinamento con le varie problematiche che conosciamo per le varie aree, perché è evidente una cosa potrebbe essere, voglio dire, Quadrelle, Marzano o altro, una cosa può essere un paese all'estremo, Greci, che ne so, Savignano o d'altro, o da quest'altro lato ancora. Quindi noi questa è la provincia, questo è il piano, coordiniamo nelle condizioni date questo aspetto. Arriva la medaglia destra, il PITS, piano di sviluppo rurale, è stata una rivoluzione. Il piano di sviluppo rurale è stato fatto da grossi dirigenti della regione Campania che venivano da lontano, potendo andare in pensione nel campo agricolo, hanno avuto la conferma e il plauso di Bruxelles, sono tornati da noi, c'è stata una rivoluzione in agricoltura, dagli addetti all'agricoltura, il reinsediamento in agricoltura, voglio dire, proprio il ritorno all'agricoltura in forma evidentemente moderna, tenuta dal centro di ricerca agli uffici, la logistica. Bene, il PTR, chissà, perché poi voglio dire, ci conosciamo tutti, e allora già a Napoli non è che so proprio, voglio dire, scrivono, ci sta sempre una mano, e scrivo, per la logistica. Logistica, ogni ingegnere sa che cos'è sta logistica. Uffici, ma scritta aperta e severbi, uffici, servizi, attrezzature in agricoltura, per le cose che diceva lui prima, evidentemente, devono essere, se non sbaglio, indici più consoni. Mi seguite? Queste cose, dare possibilità ai PUC di fare questo, perché gli indici li mette il PUC secondo le sue cose. Quando noi andiamo, che ne so, in Umbria, alla via del Sagrantino, ah, è bello, eh? Da Bevagna a Massa Martana, vediamo tutte queste bellissime, bellissime attrezzature di capannoni fatti bene. Sono fatti talmente bene che non sembrano in dissonanza col paesaggio, perché sono fatti capannoni semplici, la via del Sagrantino. Ebbene, a un certo punto dico, e se queste cose le volessimo fare noi, non è possibile. Eric Bandi, dove siamo lì di Scanzano, non potrebbe mai fare la sua favolosa cantina da noi. E perché? E dove la fa? In centro urbano, nel PIP, accanto a chi che fa il ramo. No, la deve fare in campagna. E quindi deve avere gli indici consoli. Chi lo dice? Il PTR, con una legge regionale. Chi lo deve recepire come mediazione, ovvero come trasferimento in questo caso? Il PTCP. E perché non lo fa? Facciamo osservazione. Non lo so, e anche per questo motivo voglio dire, ma osservare che la cartografia non è quella, perché non è messo quello.
osservare che l'obiettivo di sviluppo del PSR, parlo di cose fatte dalla regione, la regione ha detto che la cartografia deve essere quella tecnica, la regione ha approvato con l'Europa il PSR, la regione ha detto che va recepito, quindi voglio dire, sono due cardini importanti queste cose qua. Ebbene, la regione ha detto poi con il regolamento numero 5 dell'agosto 2011, un regolamento che ci ha tenuto 7-8 mesi, entra, esce, legge sul condono, va via l'articolo 24, che succede? Poi vediamo, quindi il rallentamento di tutte le attività, perché evidentemente da giugno ad agosto non si è fatto nulla, poi dopodiché a settembre, ah sì, no, come, quando, perché, e salta un anno. Sapete che cosa significa un anno di questo tipo sul piano economico di tutti quanti i professionisti che di tutti quanti i comuni, degli imprenditori, di altri? Bene, questo regolamento dice papale papale. Il PTCP determina, evidentemente come fatto strategico, la provincia di Avellino avrà queste densità. Densità abitative, densità di ogni tipo, densità di crescita, c'è questa densità. Dei limiti, prevediamo l'intervallo c'è un estremo inferiore, un estremo superiore, il limite è massimo a 101. Benissimo. Evidentemente non lo dice il regolamento queste cose perché evidentemente sta fatto a matto. Perché ha detto nel PTR di qualche anno prima, sarà compito dei PTCP, avendo l'aggiornamento delle carte, avendo gli approfondimenti perché scende di scala, di discernere quello che è l'area baianese Valle Caudina da quelle che può essere l'area altirpina, quindi sono densità diverse di lotti minimi, di abitazioni, ci sono potenzialità diverse, non è che a Bagnoli Irpino ci sta la potenzialità evidentemente di fare altre cose, mentre ce ne sono altissime di altre cose, turistiche. Quindi da questo punto di vista dice sempre il PTR rinvia al PTCP, discrezionalizza per parti e in queste macro maglie, macro parti, poi evidentemente andrai a vedere, farlo tenendo conto dei tuoi STS, a vedere ce ne stanno 7 di STS, queste cose evidentemente si potrebbero fare, vedete come tutto scivola, tutti i presenti in sala tecnici sarebbero stati in grado di farlo fare questa cosa, ma il regione applicavano, punto, evidentemente. Dopodiché arriva il regolamento, e ragazzi dice guardate che i PTCP dovranno dare i limiti, saranno i book, che giustamente tu vuoi rifare, a dire qual è l'indice nelle varie zone. Ma le zone sono quelle, dalla zona A alla zona agricola E. Il PTCP cosa fa? Mette gli indici per la zona agricola e li mette in maniera come ritiene di doverli mettere. Ma non dico sbagliati, fatti bene, non fatti bene. Ho detto che un altro documento del PSR, lui ha già accennato prima dei 10.000, 30.000 ettari, 30.000 metri quadrati, l'imprenditore agricolo principale, solo la casa può fare, solo case, non ci sta più nessuno nelle case, la gente deve fare altro, logistica, la regione dice l'Europa, logistica, uffici e via discorrendo, e parla casa, 100 metri quadrati per la casa, ma stiamo scherzando. Tutta la Puglia, mica abiti in campagna, fior di miliardi, tutta la Padania, gli allevatori che vedete la sera che intervistano per quote là, tutti belli vestuti, che dicono che lo stanno bene, manovrano milioni di euro, mica non dormono là. E quindi la casa dice non la voglio, però mi devi dare l'attrezzatura. E lui l'ha detto, datemi l'attrezzatura. Ha detto il PTR e tutti ci no, la casa, 100 metri quadrati massimo. E allora per ogni ettaro, perché 0,1, e date gli indici e fissa questo, contrariamente a quanto aveva detto il PTM. Quindi ci dobbiamo capire. La prima cosa che viene da questa lettura è in che misura la domanda, non pretestuosa, perché le domande pretestuose sono altre, pure quelle sapremo fare, però è quale motivo, quale scelta vi porta a disattendere il PTR regionale, detto tra parentesi, qualche componente del PTCP ha avuto un ruolo anche là, non so se mi sono spiegato, quindi evidentemente doveva sapere che tipo di cucina era stata organizzata nella cosa. Da quest'altro lato disattendiamo la cartografia che è legge, disattendiamo gli aspetti per quanto riguarda le aree di sviluppo, disattendiamo per quanto riguarda lo sviluppo agricolo, evidentemente disattendiamo poi il regolamento e configuriamo delle carte che noi abbiamo raggruppato per le cose. Queste carte sono due carte che vi inviterei a guardare. Una è quella cosiddetta del grado di trasformabilità,
La seconda evidentemente è quella dell'assetto strutturale, poiché il regolamento, non lo perdiamo di vista questo regolamento, perché noi il regolamento certo, cosa dice il regolamento? Dice rinvia la delibera di giunta regionale da farsi, ma dice che il piano strutturale del PTCP per i comuni piccoli, e tolte questi signori che stanno qua davanti e qualcun altro, voglio dire, sono tutti della stessa solfa, qualcun altro, voglio dire, Adribalda che vedo là dietro, però evidentemente il PTCP coincide, il verbo, non è che vado molto bene in italiano, coincide alla camera, l'affermazione, non è che può coincidere, deve coincidere, si potrebbe, no, coincide. Il PTCP coincide con il piano strutturale del PUC per i comuni sotto la CIO. Benissimo. E che madonna mia è? E allora guardando pure noi da tecnici, perché loro hanno pure un certo termine per poter poi fare questo adeguamento, non è che hanno una vita davanti, sono arrivati i commissari, pure Adriano, ebbene a un certo punto voglio dire, tu guarda le carte e prendiamo un comune qualsiasi, non quelli signori che vedo là, voglio dire, un comune qualsiasi, come fa ad adeguarsi, ad attenersi, ovvero io, Tizio e Caio, l'architetto Castiede lasciano stare sul passato, gli ordini dei geometri, ancorché ci stanno due progettisti geometri nel gruppo, però non è su quattro, due sono geometri, ma non è vero, adeguiamo a Monteforte il discorso e diventa non so che, dico bene? Bosco, andiamo ad Adribalda, dove c'è sta una rotonda, stanno delle rotonde, c'è una prima rotonda, sto scritto casa di me, la seconda rotonda, sto un noto centro commerciale, si piglia un'asse stradale, ma sapete, le carte dicono che là c'è necessità, la cosa stiamo in corridoio ecologico e quindi vuoi sapere come funziona, però con l'aggravante è che là bisogna fare l'agroambientale. E allora giustamente tu dici prima, fosse la Madonna che si rifacessero i piani, nel rifare questo piano, arrivata là deve mettere l'agroambientale, se no quando arriva poi alla cosiddetta, tutto è stravolto qua, guardate, è stravolto, verrà qualcuno, bacerà la principessa e la principessa si sveglierà. Noi parliamo ancora della provincia approva, la provincia controlla, la provincia verifica, la provincia non so che. Il regolamento ha scritto a memoria, l'amministrazione provinciale dichiara, partendo da sé, come ha fatto Papa Ratzinger, declaro che me ne vado, dichiara che cosa? La coerenza, non la conformità, la coerenza a che cosa? Agli obiettivi strategici sovracomunali. Perché è evidente che la provincia può avere un obiettivo strategico sovracomunale, come può essere una grande arteria, può essere una grande galleria, può essere un grande lago turistico, può essere un obiettivo strategico di insediamento di attività industriale, un obiettivo strategico di tutte le escort di tutte in questa provincia, voglio dire, un obiettivo strategico. E un corridoio 5, un corridoio 6, una qualche cosa che evidentemente non sta nel PTCP e quindi ci sta una congiunzione. Stiamo correggendo questi sbagli che ricordo a memoria, anche il bacchettato, anche nel BTCP vigente. Guardate che il regolamento pone, mi insegnate, la congiunzione e poi il BTCP vigente. Il vero obiettivo della dichiarazione di coerenza è alla progettazione strategica sovracomunale, dovunque se sia, anche nel BTCP vigente. Quindi la vera dichiarazione di coerenza deve essere fatta rispetto a questi obiettivi sovracomunali che sono ricompresi anche nel PTCP, in questo caso adottato, e sarà vigente. Allora, come vedete voi, in un certo punto, in fare questi adeguamenti, andiamo subito alla ricerca, perché io vado alla ricerca di qual è l'obiettivo sovracomunale che ha fatto Iannicello e io mi devo adeguare a subito. Lui è presidente della provincia, ha fatto questo piano, con gli obiettivi. Io vado, non è vero. No, vado là e devo trovare questi obiettivi strategici.
perché se non trovo questi obiettivi strategici, che cosa io mi adeguo affinché lui possa dichiarare la coerenza? Se non trovo questi obiettivi strategici, anche del PTCP vigente, a cosa mi adeguo affinché lui possa poi darmi la dichiarazione di coerenza? Benissimo. E su questo argomento qua non ci troviamo in nessun modo, perché è difficile reperire questi obiettivi strategici. Andiamo a reperire invece un piano di assetto, torniamo a quello che abbiamo appena accennato, un piano di assetto, le cosiddette tavole P03 che io ho messo lì sopra, un piano di assetto strutturale che sulla base di quanto affermato, dichiarato, normato dal regolamento coincide con, per i comuni, per la stragrande maggioranza dei comuni alpini, con il cosiddetto piano territoriale. Ricordate che le cose che portava a dire a certe dirigente un po' sovrappeso, che adesso non ci sono più, che ormai fare il PTR, il PTCP, che cos'è fare il piano urbanistico? È una stupidata. L'età delle carte ormai sono poche, perché tanto, benissimo. E allora, andiamo a prendere questo disegno e vediamo che in alcuni comuni sono stati segnati degli elementi lineari cosiddetti subspecie, di urbanizzato lungo le strade, no? Qualche stradina. Voi sapete che l'Avellino, la provincia di Avellino, ha avuto il terremoto del 62, il terremoto dell'80, quindi evidentemente non solo i centri urbani sono stati edificati, ma sono state edificate anche le aree libere, aperte, del campo aperto, laddove, così come gli va, favoriti anche, vi ricordate, dalla legislazione che lo consentiva per mettere in moto i regolamenti. Benissimo, si sono quindi creati, formati, materializzati, proprio in concreto, che cosa? Dei nuclei in forma compatta, diciamo in forma compatta perché voglio dire sempre ad libitum si sono formati, nel senso ognuno come... oppure in forma arteriale, lungo l'arteria, diceva il mio maestro che era un ingegnere, maestro all'università nella vita, questa è l'urbanistica a nastro, figlio, che ne pensi? Secondo me può andare, giustamente sapeva che a lui ci piaceva la storia, quindi gli diceva il contrario. Evidentemente questa cosa a nastro, che poi sarebbe oggi viene definita cosiddetto nucleo arteriale, lungo l'arteria. Allora il PTR queste cose le sapeva e ha detto i PTCP quando andranno a mettere mano sui territori, sono diversi, Salerno, Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, dovranno sulla base dell'approfondimento, sulla base della conoscenza specifica individuare questi nuclei, individuare queste arterie, questi nuclei, sia essi poi ognuno in questa forma, e oppure i quartieri antichi che disciplinava Livello con la 2602, con la legge 26, e tenerne conto in maniera consona, appropriata. Evidentemente tu trovi una zona agricola che stanno 10, 50 abitazioni con 50 pozzi neri, perdenti, assorbenti, attenuta come dorme l'amico di Bonito che dorme, voglio dire, ci stanno a Bonito qualche pozzo nero, e ha detto il PTR, uno solo ce n'hai, in qualche pianura splendida della Vellinese ci stanno tanti pozzi neri, e allora fate le dovute urbanizzazioni, ma chi lo deve decidere? Il PTCP dà mandato di dire là dove stanno urbanizzati. Chi l'ha fatto? L'ha fatto Salerno, ha fatto questo, non è che hanno inventato chissà che cosa, è normale, no? Voglio dire, in luogo di si fa la rete di urbanizzazione e quindi non andiamo più a fare là. Urbanisticamente come riqualifico, come miglioro? Ad Avellino sta solo una cosa, che non esiste più, perché si pagano la fiscalità, l'indice 3,5, 1, 2, 7, un piano in più, un piano in meno, solo sta cosa, cioè il controllo su queste nascite, gli abitanti, i vani, quanti abitanti, quanti vani, ma perlomeno l'abbiamo portato ad alloggi, come se fosse questo il problema. Il problema dell'urbanistica non è proprio questo, è altro. E allora evidentemente su questo punto non ci stiamo proprio, il PTR invita a fare, loro non hanno fatto. Il PTR, sempre il PTR, nel quadro 2 di sintesi, così si chiama il capitolo, per chi lo vuole recuperare nel quaderno
che è allegata alla legge regionale, dice pure, guardate, purtroppo nella Campania, in tutta Italia, io queste cose trovo in Sicilia, in Calabria, dappertutto, guarda, in Puglia di meno, ma qua ci sta alla grande, ci sono le cosiddette aree che ha, agricole eterogenee. Significa che qua c'è sta gommista, qua che scarica la gomma, l'olio esausto, figuriamoci dove finisce. Qua ci sta quello che vende il bar, la salumeria, che qua teneva, voglio la concessione edilizia perché devo fare una qualche cosa. E nel corso degli anni si sono fatte delle eterogeneità, alcune anche buone. Per vendere i fitofarmaci in zona agricola va benissimo, la zona, la meccanica agricola in zona agricola va benissimo. È normale, era in campagna, in città. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, si è creata una zona agricola diversa, ma non basta. Questa eterogeneità del campo aperto è data dalla modernità. I giapponesi l'altra mattina, ho letto sulla stampa, hanno scoperto che in profondità nel ghiaccio incapsulato ci sta il metano per tutta una vita. Già stanno partendo, trivellazioni, stanno studiando da 20 anni, però, e poi vanno a perforare per portare in superficie. Quindi cambia già lo scenario delle energie. I petroliferi avellinesi con quelli che tenono, che fanno nel mare a pizzicare in profondità queste cose. Per dire, ragionare come si ragionava e come auspicava scherzosamente, no? Io sono il primo a tornare al 67, al 68, allo standard, a un vano, a mezzo vano, alla zona agricola. Ma vi rendete conto i capelli, 30 kg in meno, facevo il playboy. Non mi riuscivano granché alcune cose, però comunque mi divertivo. Non è possibile. Oggi la zona agricola non è l'agricola, Virgilio, chi faceva queste cose? Cioè, non è quella la zona agricola. La zona agricola è il massimo teatro di battaglia dell'urbanistica. Chi qualche volta frequentato il mio studio, io me ne frego del centro urbano in uno, è una riqualificazione, è un piano esecutivo, se è una città storica, è una questione di acquedotti, fognature, parcheggi, vivibilità, è ingegneria pura. La stragrande maggioranza, il campo aperto, è là il vero campo di battaglia, dove ci sta l'eolico, dove ci sta il solare, i piani di sviluppo, i pesci, come si chiamano, dove ci sta evidentemente, voglio dire, la geotermia, che comunque sta pure nel centro urbano, però evidentemente, dove ci stanno le biomasse, evidentemente, dove ci stanno le coltivazioni di un certo tipo che poi devono servire all'energia, dove ci sta l'agricoltura di qualità, dove ci sta anche il Pineto d'Oriente. E come no? Il difficile è convivere con questa bellezza o con questo valore, perché poi può essere bello per uno, bello per un altro, con questi valori e tenerli insieme. E il difficile non è certamente avere la zona agricola bella pulita, la guarda il paesaggio e finisce. È che da noi abbiamo l'obbligo del reinsediamento umano. È la TTPTR che dice lui. Perché sviluppare evidentemente economia, ma farlo in maniera sostenibile e quindi in un certo modo. Quindi l'uso di alcune cose, quindi la zona, il campo aperto, noi diciamo zona agricola, il campo aperto va dal SIC, dalla ZPS all'energia produttiva, alle aree per energia produttiva. Quindi da questo punto di vista bisogna avere un'idea su che sono le comunicazioni, su che cosa sono le viabilità, su che cosa sono le altre. Non mi soffermo su altre cose perché il tempo stringe e questo dovete parlare voi. E allora il problema qual è? Ma ha detto prima Grasso, mi spiego, che cosa si può fare? Allora dovremmo dire, facciamo l'osservazione. Però se a me mi osservate e vedete che sta giacca non va bene, questo maglione non va bene, sta cravatta forse è troppo simile a questo maglione, giustamente, questa, la scarpa che ho messo è più da trekking che da cosa, però capisco anche per sapere come funziona, potete mettere mai una scarpa di mezzo. Voglio dire, e allora tu ti trovi che hai osservato tutto, mi ci accagnato, mi devo andare a spogliare e a rivestire. E allora è evidente che se qua iniziamo dalla cartografia e arriviamo alla fine delle altre cose che non abbiamo detto ancora, perché voglio che comunque le diciamo dopo, nel senso che, ma dico solo questa, perché ci sta un comune, non dico il nome, qualche comune che c'è il meno davanti delle famiglie che deve perdere fino al 2020.
meno 1, meno. Allora dico, ma era questo l'obiettivo del PTR? Che tu dovevi fare i conti in tasca? Come l'hai fatto? Non ci riusciamo noi col PUC a tenere i dati. Non c'è stato un ufficio tecnico della provincia di Avellino salvando la pace di qualcuno e tenere tutto in ordine da questo punto di vista. Sì. Il censimento è poi quello che si trova. Perché c'è un sistema informativo che nemmeno i comuni emiliani tengono per arrivare a dire quanti sono i vari assentiti, quanti non sono sentiti, quanti stanno in moto, quanti in un altro. Evidentemente, voglio dire. Bene, qua invece, a due seconda cifra decimale, come i ribassi quando si fanno le gare, e sta scritto quanto aumenti o quanto diminuirai. Uti singoli. Nel senso che Cristo è Ariano, Cristo è Monte Carlo, Cristo è, questo è ospedaletto. Allora, la domanda che mi viene posta a me, ma era questo il compito del PTCP? Non era questo il compito del PTCP, tutt'al più il compito del PTCP è giusto di dire, ad esempio, se uno va a Monteforte, cito Monteforte perché Brunello è l'amico, allora dice Monteforte cresce, perfetto, quando e fino a quando possiamo arrivare a 50.000 abitanti? No. E allora Monteforte deve mettersi un limite alla sua crescita, perché quello è un suo obiettivo, se no scoppia, se no da fare torri rubai, e allora deve ragionare come sono adesso e come posso crescere, quindi cresco in qualità. Non so se mi sono spiegato. Allora è questo obiettivo, ma non va a guardare quanti figli stanno a Monteforte stasera e quanti alloggi o meno, perché sta una persona che ha 10 appartamenti, non so se... Quel fatto di vedere un residente urbano è uno standard che è stato creato all'inizio degli anni 60 quando i socialisti entrarono nel governo, perché doveva partire la più grande opera di edilizia pubblica in Italia. Nel 62 fu fatta la legge, il piano di zona, evidentemente, da questo punto di vista, e nel 67 furono decisi gli standard, nel 68. Quindi tutto si teneva. Era per fare le grandi aree del nord, ma fa 3.000 vani come diavolo si chiama, o 5.000 nel milanese, nella zona industriale. E allora, dice lui, facemmo 5.000 vani, 5 per 5.000 abitanti, mediamente. Non ha fatto 5.000 vani per 100.000 abitanti. Ed è tutto dimensionato su quella che era la casa dell'edilizia economica e popolare. 80, 20, questo, quest'altro. Non si addice assolutamente a noi. La residenza poi da noi non è più una questione. Gli standard 4,50 per quanto riguarda le scuole, ma dove? Che la gente non c'è più che va a scuola. E non a caso il PTR dice il PTCP dovranno orientare gli standard su che cosa? Vengono ad Ariano perché danno un'occhiata alla questione Ariano, Monteforte e via discorrendo, e vedono come funziona. Quando sono venuti nei vostri territori, quando hanno guardato le vostre carte, quando hanno preso atto della vostra realtà, andavano disciplinate queste cose perché il PTR questo voleva. All'interno dello stesso provincia ci sono varie realtà diversificate. Quindi io adesso, come vedete, ho voluto solo leggere, evidentemente, dire è inutile pure me ne assumo la responsabilità, perché tutta la mia vita è basata solo su una cosa, sulla mia piena assunzione di responsabilità. Voglio dire, chi mi conosce lo sa che evidentemente, voglio dire, sono pronto anche subito a rettificare, perché a me tra le altre cose piacerebbe, anche visto e considerato, a me personalmente, detto personalmente, stasera era bello venire qua e dire cari sindaci, dovete provvedere ad adeguare i vostri piani perché avete un anno e mezzo di tempo. Tenuto conto che io lavoro ad Avellino, nei comuni più grandi, da 23-24 anni, l'ho fatto solo io, i PUC vigenti, si può dire, ho già una fetta di mercato, non voglio l'altro mercato, non venite da me, già basta, mi tengo i miei clienti. Invece no, vedete, stasera veniamo qua a dire che questo piano urbanistico, così come congegnato, evidentemente, è, voglio dire, un freno a tutto quello che è il vostro sviluppo. Chi ha un piano urbanistico già approvato, bene, va a rileggere la delibera 184 del 27 dicembre, pubblicata il 28 dicembre,
e là sta scritto all'ultimo rigo che sono entrate in vigore le misure di salvaguardia. Cosa significa? Che non possono essere rilasciati titoli abilitativi in contrasto con quelle norme. Credo che interpreto io. Poi può arrivare un sommo sacerdote e mi dice il contrario. Però gli uffici tecnici che li conosco, evidentemente, sul problema già si trovano, già iniziano a discutere. E io non ho la risposta da dare, ma le misure si applicano. Poi ci sta qualcuno che dice non applico niente, però voglio dire questo. Quindi, voglio dire, la lettura che facciamo qua stasera è, ha un valore etico, ma fondamentalmente ha un valore di autentica necessità, di concreta necessità delle nostre popolazioni. Il problema stasera non è lo spread, non è lo spread, il problema non è lo spread, è che la provincia di Avellino sta discutendo di piano di coordinamento, sapete da quanti secoli, ve ne ho uno, la povera architetta che ormai non c'è più, la moglie di Felice Lasbiziolo, fu assessore al piano di coordinamento, dopodiché ci fu una giunta successiva che nominò Università di Napoli e Università di non so che di Salerno. Andarono avanti, si persero fino a 10 giorni prima del 2004, entrarono in consiglio comunale e approvarono uno studio preliminare al preliminare del piano. Bellissima brochure, bellissima CD brochure, non si faceva nemmeno fatica ad averla perché i politici te la davano, e tutta una raccolta. Senza parlare della povera che fece 28 pagine, un libricino così bello colorato che tengo là. Dopodiché vennero altre, non ce la fecero se no a pagare l'università perché poi si interruppe per strada. Dopodiché sono venuti altri ancora e hanno nominato altri consulenti. E io avevo fiducia che, diciamo, di arrivare dopo tanti anni ad una linearità. Non volevamo nulla come tecnici, perché il politico non la faccio, la politica non... ma come tecnici. Ebbene, abbiamo invece un carteggio che non è possibile applicare. Se mi chiedete a me, adeguo, non adeguo nulla, non so adeguare, forse sarà la mia vecchiaia. Questo fatto qua, evidentemente, voglio dire, mi fa passare anche sopra a tante altre cose, a tanti piccoli fatterelli che accadono, perché evidentemente che appartengono anche alle miserie umane, quando uno si vede in difficoltà. Come dice Manzoni, l'onda che avvolve e pesa al naufrago, quando uno tiene che è l'onda che gli pesa sul capo, è Manzoni che dice com'è lo stato d'animo e quindi fa tutto. E quindi evidentemente arrivare a registrare questo per me è un dolore, perché chi mi ha conosciuto e tutti i sindaci, io facciamo piano sul tavolo, quindi sul terreno di gioco, 30, 23 anni, ebbene sa benissimo come lavoro, nella buona e nella cattiva sorte, ma guardando la realtà, non certamente stando dietro un telefono o in un'altra città. Ebbene, evidentemente mi è dispiaciuto tanto. Qual è la nemesi che si abbatte? Perché è caduto questo? Avere la programmazione. Programmazione da condividere per legge. Vedete che non ho parlato dell'articolo 7.2? Perché nei comuni questo facciamo. La Sanskrit, il piano preliminare, va condiviso con tutti quanti gli enti pubblici e tutto il resto. Quindi, se fossi stato io, che voi mi conosci, mi stavo notte e giorno da voi, perché dobbiamo condividere. Poi ci potevamo trovare che significa condivisione. Condivisione di conoscenza, la Socrate. È normale, no? Che vogliamo condividere? Il vino, la conoscenza. Ebbene, tutti i sindaci la sera del 27 di dicembre avrebbero potuto già conoscere che cosa stava succedendo nel loro paese. Invece ho conosciuto proprio la sera del 27 alcuni sindaci beati, contenti, non sapevano che cosa era accaduto la mattina. Questo per dirvi che evidentemente ci è mancato questo elemento. Quale che nemesi è accaduto per affinché non sia stato possibile per voi condividere? E quindi evidentemente ci sono domande che non so dare risposta nella maniera più assoluta. Quindi da questo punto di vista, ripeto, la lettura da fare, poi scendendo per i rami, e anche oltre, però vi tratterrei, vi annoiereste, e qualcuno sa vedere Intertottenham. Quindi io ridò il ripasso, il come diavolo si chiama questo coso, al Presidente, e dopodiché vi lascio affinché voi possiate meglio, e non mi integrare, ma meglio dare senso a questa lettura critica che evidentemente... comunque fatta ora sarà
utile alla causa, ovvero alla provincia, alla provincia di Avellino, ovvero a mettere su un piano che vada nella direzione dello sviluppo sostenibile e della condivisione, come dice la norma, né più né meno. Grazie. Grazie a tutti. Come ho detto, ci terrei molto a questo dibattito, mi ha chiesto la parola per primo il sindaco di Ana, che deve andare via subito dopo per la riunione che ha in comune, per cui gli do subito la parola, poi passo la parola al sindaco di Grotta. Beh, anzitutto buonasera a tutti, grazie all'Ordine dei Geometri, al Presidente in modo particolare, per aver voluto darci questa opportunità di confronto. Opportunità di confronto che evidentemente ci è stata negata da altri. Avremmo potuto affrontare gli stessi argomenti un po' di tempo fa, però non voglio togliere assolutamente tempo ad alcuno e vado alla sostanza. A mio avviso ci sono due aspetti. Il primo aspetto è un aspetto di metodo, tu l'hai citato benissimo. Il regolamento numero 5 del 2011 impone, non da facoltà, ma impone la condivisione sui preliminari del PTCP. La condivisione non c'è stata e non lo si può negare. C'è stato un qualche approccio in base alla legge 16 per altri aspetti in altra epoca, però rispetto a quanto previsto dal regolamento numero 5 non c'è stata questa condivisione. Noi l'abbiamo fatto notare, noi sicuramente di quest'ambito, inviando un documento il 12 febbraio alla prima riunione per l'avvio delle procedure di valutazione ambientale strategica. Presunta. Cioè, già sta fatto, sta detto che sta fatto tutto. Benissimo, io non voglio entrare quindi nel merito in questa fase. E abbiamo inviato questo documento, avremmo gradito una qualche risposta, non l'abbiamo avuta, ne abbiamo inviato un secondo in occasione della seconda seduta di convocazione e non abbiamo avuto risposte, purtroppo nostro malgrado, anche esponendo da un punto di vista economico le nostre casse, saremo costretti ad impugnare sull'aspetto metodologico oltre che su quello di merito, ad impugnare la delibera di adozione del PTCP, la delibera del 27 dicembre del 2012, e lo dovremo fare perché purtroppo siamo convinti che sia stato fatto così male questo piano, per tutte le motivazioni che voi avete esposto egregiamente, che è difficilmente emendabile. L'osservazione vale a modificare il singolo aspetto, il dettaglio, non certamente a cambiare la struttura di un piano che è completamente scoordinato rispetto al piano coordinato, cioè al PTE regionale. Un po' di esempi. La frana di Monte Acuto. Caro Gaetano, la frana di Monte Acuto non c'è, non esiste. La frana sulla 90 bis, quella che ci costringe, come dire, a bypassare, a chiudere periodicamente, non esiste. Non esiste, cioè voglio dire, c'è anche una incongruenza forte rispetto alla cartografia di altri enti. Io credo che le autorità di bacino, ma la protezione civile ed altri, abbiano come minimo, voglio dire, come dire perimetrato la frana di Monte Acuto o quella della 90 bis, che tra l'altro sta in una zona, la zona di, come cavolo si chiama, di Malvizza, che è notoriamente zona rossa dell'autorità di bacino. Il centro urbano, centro abitato di Ariano, finisce alla rotonda di Cardito. Il supercarcere, io mi ricordo che ero ragazzino quando vedevo che andavano su questi muraglioni di cemento armato, non è riportato.
Non voglio entrare nel merito delle fasce di rispetto di 2 chilometri rispetto ai torrenti, non voglio entrare, insomma, rispetto alle incongruenze forti, rispetto al piano di sviluppo rurale e così via dicendo. Però, insomma, voglio dire, se ci avessero interpellato, probabilmente, grazie alla nostra conoscenza, un minimo di conoscenza, e grazie soprattutto agli ordini professionali, ai consulenti, ai vari professionisti che ci stanno intorno, qualche suggerimento avremmo potuto dare. Questo purtroppo non c'è stato. E ancora oggi si fa finta di negare che è mancata sostanzialmente una condivisione, tra l'altro prevista dalla normativa vigente. Per questo motivo, io lo dico qui, noi stamattina credo un po' di comuni hanno già deliberato, altri delibereranno domani mattina, andremo ad impugnare al Tribunale Amministrativo di Salerno il perché avevamo chiesto la cosa più semplice, avevamo detto: signor Riccardo, probabilmente possiamo anche recuperare, rendetevi conto di aver fatto un qualcosa probabilmente di inesatto, revocate in autotutela questa benedetta delibera, fermiamo le bocce, discutiamo e poi andiamo avanti. Non lo si è voluto fare, lo abbiamo chiesto che da ben 2 volte in maniera ufficiale, ma non solo noi, credo anche altri, credo anche le terre dell'Ufita, quindi l'Unione dei Comuni delle Terre dell'Ufita, anche altri, mi risulta, ho parlato con Pasqualino Giuditta che mi ha chiamato poco fa, mi ha detto che anche loro, insomma, impugneranno perché avevano chiesto la stessa cosa. Voglio dire, quando la stragrande maggioranza, in maniera assolutamente trasversale rispetto agli schieramenti politici, la stragrande maggioranza dei sindaci dice sostanzialmente che lo strumento necessita di una profonda e radicale rivisitazione, revisione, e non lo si vuol capire, insomma, secondo me si va a sbattere la testa vicino al muro da tutti i punti di vista, compresi quelli di carattere, come dire, erariale, ma insomma non voglio assolutamente entrare in questa cosa. Grazie a tutti, scusatemi, Torino lo sapeva, io avevo detto che non avrei potuto purtroppo assistere, ci sono tanti altri sindaci con cui anche domani mattina continueremo il confronto, perché è una battaglia che stiamo facendo insieme e che stiamo portando insieme avanti. Grazie. Grazie a te, sindaco. Allora, ha detto la parola il sindaco di Grotta, poi l'architetto Beulos, poi il sindaco Sazzaruna. Io ho qualche difficoltà ad intervenire per una ragione molto semplice, che credo che ottimamente, quindi il mio ringraziamento all'Ordine dei Geometri, al suo presidente, all'architetto Castiello, che ho avuto il piacere di sentire stasera. Io ritengo che il nostro ragionamento, e vi parlo come l'agglomerato urbano formale, dopo la città di Avellino, la terra dell'Ufita, che è più di 31.000 abitanti, dove abbiamo fatto approfondimenti, incontri e valutazioni, ma la mia preoccupazione è che noi ancora non siamo riusciti a capacitarci di una situazione. Io sono un testardo, qualcuno dice rompiscatole, ci ho tentato di capire qualcosa. Immaginiamo che quando ho parlato con qualche assessore sindaco, componente della giunta provinciale, dice: scusate, ma io che dovevo vedere? Se me l'hanno depositato il giorno prima, il giorno dopo me l'hanno fatto votare, il giorno dopo se n'è andato il presidente. Di che stiamo parlando? Dice: ma tu che mi dici? E dico: forse, guarda bene, sai, a me hanno detto. Insomma, ci troviamo di fronte ad un atto politico che la politica, se di politica potevamo parlare, possiamo parlare ai livelli provinciali, di cui la politica non ha aperto il foglio, il pacco, il dischetto, non so se c'era il dischetto, se c'era qualcosa, e l'hanno votata senza vederla.
cioè non hanno guardato i colori. Di questo dobbiamo parlare. Qualcuno si chiederà perché l'hanno fatto e qualcuno risponde che l'avranno fatto perché avevano degli impegni con i tecnici, gli avevano dato l'incarico, se la cosa scadeva i tecnici non consegnavano l'opera, non, magari l'onorario non lo prendevano, legittimo onorario, magari registrano che l'ho detto. E insomma c'è questo problema. Quando poi siamo andati avanti, fortunatamente la giunta provinciale, che io magari li avrei scelti perché ha fatto il militare, c'era il genio e poi c'era il genio guastatore. Questi hanno avuto la grande qualità di essere geni guastatori. Nulla hanno fatto. Hanno fatto una cosa per guastare. Ma insomma, potremmo dire altre cose di questo piano, però non dico null'altro, tu mi conosci, quello che penso dico e quello che dico faccio, come sono sempre abituato a dire. Allora, di fronte a questo tipo di situazione, noi alla domanda osserviamo, signori, osserviamo a chi? Cioè io vorrei farvi riflettere fra il termine osservare. Quando uno mi convoca, quando Rodolfo mi chiama ad una riunione, io ci vado e Rodolfo non si fa trovare. Quando tu ci scrivi, Rodolfo, fammi sapere, e quello non ti risponde, comprenderete che non ha idea di risponderti e ha avuto l'indirizzo di non rispondere. Ma voi immaginate di fare, io non lo immagino, perché ho fatto già altro e spero che l'altro porti risultato. Ma voi immaginate che presentando le osservazioni questo li accolga? Io credo che sbagliamo l'indirizzo, o chi lo fa sbaglia l'indirizzo. Quando sento amici, sindaci, tecnici, presentiamo le osservazioni. Legittimo procedimento, presentiamo le osservazioni, ma da quanto ci ho capito io, il commissario non modificherà nulla di quel piano, perché se voleva modificare qualcosa, è l'atto del coraggioso, è quello, se io sbaglio, faccio mente locale, ci ho mancato una cosa, e prendo atto e lo correggo. Questo non è intenzionato a modificare nulla, io sto qui, gli atti fatti prima non li tocco, né oggi né domani. Questa è la sua terminologia. Allora ai colleghi sindaci, ai tecnici, dirigenti degli uffici, se ci possiamo affidare a qualcosa, si chiama la giustizia. Quindi io già ho fatto il ricorso. Insomma, immaginate che come presidente dell'Unione dei Comuni non sono stato neanche invitato. Questi professori, a Grotta si dice professori di violino, va bene? Pure. Allora, questi professori di violino non conoscono che la materia urbanistica, secondo il decreto 135 della Spending Review, è stata trasferita o poteva essere trasferita alla Unione dei Comuni. Noi l'abbiamo fatto, gli ho mandato lo statuto, gli ho mandato gli atti, non mi conosco. Quando io gli dico voglio, e beh, tu non mi conosci, mi sono scordato. Allora, scusate, qui dobbiamo prendere atto di due cose: il piano doveva essere depositato e doveva essere fatto. I motivi li ho detto, se volete li ripeto, però siamo tre persone tutte addette ai lavori e la ripetizione non va bene. L'altra convinzione che cerco di passarvi, io ce l'ho, me la tengo, è quella che questo neanche nessuna osservazione accoglierà, tranne che non ha previsto la ferrovia su un palazzo, e cioè l'errore materiale si chiama.
Ma se parlate che cambia regolamento, cambia questione, questa la mano non ce la mette. Perché lui dice che non modifica gli atti della politica. Se poi dovessimo essere d'accordo con quanto dice l'architetto Castiello, significa che questi il piano lo dovrebbero rifare. Ma voi immaginate che questi si pongono in questa condizione, considerate che con le osservazioni non possono accogliere tutto, perché l'osservazione che diceva il presidente del collegio dei geometri mi sembra un'osservazione che modifica il piano in termini sostanziali, quindi lo debbono rifare, ma che osservazione vogliono accogliere? Quindi lo debbono rifare, e se siamo convinti di questo, credo che dobbiamo ricorrere al TAR. Con la giustizia amministrativa ci dobbiamo riflettere abbastanza. Non è che diciamo, mi ha detto un amico sindaco pochi minuti fa prendendo il caffè, dice, ma l'hai fatto tu, tanto sei vinci tu, ride lui, se vinci tu aggiungi pure, è così. Però io penso che la giustizia amministrativa, se ha un ricorso, chissà che succede, ma se ne ha 50 significa che la condivisione, il comma 2 che tu ti ricordi a memoria, io no, se ha 50 ricorsi, 50 problemi da Monteforte a Grottolella a Baiano, a Solofra, ad Atripalda, ritengo che dovrà prendere atto che non c'è stata la condivisione. E quindi, se ci vogliamo salvare, dobbiamo fare il ricorso. Questo poi il succo dell'intervento, io non faccio il tecnico, poi ho sentito Castiello, non me lo studierò, ho fatto la registrazione di quello che hai detto. Sempre registrato. Siccome è la prima volta che ti sento, quindi sai, a volte uno deve sempre cercare di apprendere, lo faccio per battuta, lui è il progettista del mio book, e se l'ho scelto perché parla bene. Allora, nella sostanza, credo che se noi ci crediamo fino in fondo a questo problema dobbiamo intervenirci. Non dobbiamo lavorare sulla speranza, che l'ha fatto il sindaco di Ariano, che ha detto di aver fatto il ricorso, e l'ha fatta Ariano, no. Credo che quando parliamo di delinquenza politica, e tale atto è di delinquenza politica, io l'ho detto in un'altra riunione, ripeto quello che ho detto, se l'atto è così forte, quindi è da definirsi delinquenziale, bisogna immaginare che si difenderanno con atti delinquenziali, e quindi bisogna difendersi con forza e non con l'immaginazione di abbiamo letto il comma 2 che davvero dice esattamente come dice benissimo Castiello. Quindi questa speranza ci deve portare, a me il PTCP mi piace, nel senso che qualsiasi strumento che regola qualcosa è sempre buono, è utile, ma dobbiamo anche immaginare che questi hanno immaginato di avere un disegno per farci fare la cuccia dei cani, non hanno immaginato, l'ho già detto questa cosa, non hanno immaginato che questo, il qualsiasi piano urbanistico, è prima un piano di sviluppo, è un piano di crescita culturale, sociale. Ma ste cose, professor Mingoni, mi tolgo il cappello, ma il piano non l'hai visto, magari l'hai solo firmato. Allora, e perché vi dico questo? Perché prendendo il caffè gli ho fatto una domanda, lui mi ha detto una cosa, il piano diceva un'altra cosa, perciò dico che non l'ha letto. Ma questo, questi sono i fatti, perché un professionista dal titolo così alto non penso che poteva fare queste cose così brutte. Allora, se non alziamo il tiro e il termine scade il 28, io credo che il danno c'è stato, lo tsunami, quando 5 Stelle ha vinto qualcuno ha detto c'è stato lo tsunami in politica, ma per la provincia di Avellino questi sono due tsunami. Grazie.
Allora, anzitutto bene.